Noi siamo un'azienda di produzione agricola specializzata nella produzione di fiori recisi e di piante in vaso. L'azienda si estende su circa 32 ettari di serre climatizzate, con l'utilizzo sia dell'energia elettrica per la produzione del freddo nel periodo estivo e di impianti di riscaldamento per il periodo invernale. La scelta di realizzare un impianto di cogenerazione è dovuta al fatto che l'impianto stesso era la scelta migliore per il tipo di esigenze che un'attività del genere ha, sia in termini di consumi energetici, termici che elettrici, e questo ci ha portato diciamo su questa direzione. Noi abbiamo installato 3 macchine da 1 megawatt, potenza termica 1 megawatt 4. L'energia elettrica viene autoconsumata per circa il 70% dai nostri impianti, l'energia termica viene utilizzata al 100%. Quindi si ha uno sfruttamento molto elevato dell'impianto. Ad aggiunta c'è anche l'utilizzo della CO2, che viene utilizzata appunto per la crescita delle piante, dall'abbattimento dei fumi di produzione della macchina. Le due fonti di energia vengono utilizzate. L'energia elettrica viene utilizzata per gli automatismi, per l'illuminazione e il raffreddamento degli impianti, mentre il calore viene utilizzato per riscaldare le serre nel periodo invernale. Abbiamo due tipi di impianti, uno aereo e uno basale, appunto che serve per portare la temperatura intorno ai 23-24 gradi durante il periodo invernale. Il vantaggio economico dell'utilizzo di un impianto di cogenerazione di questo tipo è legato anche oltre allo sfruttamento dell'energia sia elettrica che termica, anche all'ottenimento dei certificati verdi. Infatti per questo tipo di impianto con cosiddetta CAR o cogenerazione ad alto rendimento, lo Stato riconosce l'attribuzione dei cosiddetti certificati verdi. Quindi diciamo, il vantaggio è sia diciamo, operativo, quindi con lo sfruttamento dell'energia, e sia in termini economici proprio grazie a questa incentivazione. Oggi con il costo dell'energia nel nostro paese è diventato quasi obbligatorio avere un impianto di questo genere per poter produrre, in virtù del fatto che l'energia elettrica da un anno all'altro, come tutti ben sappiamo, sale come costo, anche per quanto riguarda il discorso gas. L'incremento dell'energia negli ultimi 5 anni è stato del 40-50%, quindi sfruttare la risorsa energetica nel migliore dei modi è diventato quasi indispensabile per poter avviare, comunque condurre un'attività come questa che effettuiamo oggi qui da noi.